Siamo all'Hotel Quirinale a Roma, dove virtualmente viene presentato il rapporto 2019 Ismea Qualivita sui prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP, IGP e STG. Allora, Rosati, i numeri. Ah, quest'anno per la prima volta il mondo delle IG italiane supera i 16 miliardi, un risultato importante, una crescita costante in tutti gli anni, non si è mai arrestata. Si sono consolidati anche i dati dell'export, sono passati dal 20 al 21% dell'export nazionale. Ormai un prodotto su 5 che esportiamo all'estero ha un marchio di origine, cioè un marchio di provenienza che è legato al mondo delle DOP e IGP. Sono dati che ci fanno anche riflettere come in questi anni questo mondo, le indicazioni geografiche hanno fatto un percorso sui territori e nei mercati, perché la leva poi di sviluppo delle IG è sempre duale. Un mondo, diciamo, un'attività legata ai mercati stranieri, quindi una presenza importante, come si diceva prima, nell'export, e l'altra a livello locale, perché sono dei veri attrattori legati un po' al mondo della ristorazione, del turismo. Ecco, le due leve su cui sono sviluppate le IG sono queste. In questo, diciamo, dualismo si è creato una sorta di successo e si sono creati tanti distretti nuovi in Italia. Se prima si poteva pensare a un'Italia legata solo alla Food Valley e in parte a quello che poteva essere solo il mondo del vino nel Chianti e nel Piemonte, oggi se guardiamo l'Italia attraverso il mondo delle IG ci scopriamo che ci sono tanti nuovi distretti agroalimentari, c'è una sorta di policentrismo agroalimentare, cioè tanti distretti nuovi intermedi. Basta pensare a quello che sta succedendo a Napoli, in Campania, con mozzarella di bufala e pasta di Gragnano IGP, che stanno creando proprio distretto agroalimentare insieme al San Marzano DOP. Basta pensare a quello che è successo a Modena con l'aceto balsamico, che sta facendo in termini di volumi e di valori guerra ai cugini di Parma. Basta pensare a quello che è successo in Veneto con il sistema Prosecco e con il vino grigio, due prodotti che negli anni hanno fatto crescere il fatturato delle G e soprattutto hanno creato un nuovo contesto. Mauro Rosati, invece le regioni top quali sono? Le regioni si conferma, grazie al successo soprattutto dei vini, proprio il Veneto, che con quasi 4 miliardi di fatturato è la regione più importante del sistema delle IG italiane. C'è un modello di successo che non è solo quello dei vini che porta comunque il fatturato, ma è anche una rete di prodotti intermedi. Basta pensare ai Radicchi, al formaggio Asiago che consolida un primato in Italia e che oggi, insomma, la vede svettare sopra al mondo dell'Emilia Romagna, che comunque è sempre una regione importante dal punto di vista agroalimentare. Poi immagino ci sarà anche la Lombardia e diciamo le solite note. E quali sono invece le note negative? Quali sono le regioni che sfortunatamente sono sotto la classifica e perché? Ma diciamo tendenzialmente tutto il sud, eccetto la Campania e la Sicilia, e con alcuni prodotti sta riemergendo, sto parlando soprattutto dei vini dell'Etna e alcuni altri prodotti siciliani. Purtroppo molte regioni siciliane ancora non stanno sfruttando adeguatamente, non riescono a fare coesione all'interno delle filiere, quindi non c'è anche una partecipazione convinta al modello delle IG e quindi ancora i prodotti, nonostante ci sia un'agricoltura e una produzione agroalimentare importante, non affluisce al sistema delle IG perché non riesce a compattarsi all'interno dei consorzi di tutela. Un'ultima domanda, il sistema delle IG da un punto di vista economico quanto traina? Noi insieme a Ismea stiamo studiando da anni per capire quanto influisce un IG sul territorio. Non è un compito semplice quello di capire bene le ricadute, però oggi diciamo, i dati del turismo enogastronomico, il 60% ormai dei nostri visitatori stranieri aderiscono, diciamo, all'idea di un turismo enogastronomico in Italia, ci fa pensare che molta dell'economia legata al turismo, quei famosi miliardi che oggi possiamo vantare nel nostro conto economico, siano effettivamente legati all'attrazione che negli anni ha consolidato l'enogastronomia attraverso la qualità dei prodotti.
oggi non si va solo a mangiare un piatto di spaghetti, il turismo vuole esperienza, l'esperienza dei nostri vini, l'esperienza dei nostri caseifici, delle nostre acciaie ormai è un vero punto di attrazione e lì troviamo le aziende che fanno indicazioni geografiche, che fanno DOP e GP, quindi quel tipo di ricaduta sicuramente che è abbastanza variegata, quindi l'accoglienza, la ristorazione, l'hotellerie sicuramente oggi ha un forte traino nel mondo delle IG. Questi sono i dati che possiamo mettere, quindi crescita di fatturato, di produzione, ma anche crescita di turismo e gastronomia. Questo su due fatti che si possono legare insieme e ci fanno capire come il territorio va a braccetto con l'accoglienza turistica. Grazie Mauro.